Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la politica, la manovra all'esame della Camera il 20 dicembre. Il documento arriverà a Montecitorio prima di Natale. Oggi in Consiglio dei Ministri l'esame del DL Armi in Ucraina. Via libera le laurea alla Camera alla mozione di maggioranza sulla guerra. Parti del documento sono state votate anche dall'opposizione, respinti i documenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Il ministro Tajani presto in Consiglio dei Ministri il decreto della proroga della fornitura delle armi. E il governo apre alle proposte di Calenda. Tutte le proposte avanzate da Carlo Calenda durante l'incontro a Palazzo Chigi saranno esaminate in modo approfondito dall'Industria 4.0 alla riforma del reddito. La cronaca: l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, di 51 anni, è morto in un incidente stradale nel Vicentino. Si stava allenando in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un camion. Il camionista non si sarebbe accorto dell'incidente, proseguendo la sua corsa. Ischia continua la ricerca dei dispersi senza sosta. Giovanni Leghini, il commissario straordinario per la protezione civile, è stato nominato dal dipartimento che fa capo al ministro Nello Musumeci, d'intesa con la regione Campania. Attualmente è commissario per la ricostruzione del post terremoto. Nuovo balzo di ricoveri in 7 giorni, più 19,5% per quanto riguarda il Covid negli ospedali. La comunicazione arriva dalla rete Fiaso. Juventus pronta alla richiesta di processo per Andrea Agnelli. Il provvedimento riguarda quasi tutte le persone che nelle scorse settimane avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini, ma la posizione di alcuni è stata stralciata in vista di una probabile richiesta di archiviazione. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.